Valla sia in tre squadre italiane su due re. Secondo la Voix du Nord, quotidiano francese, ci sono anche Juventus, Roma e Atalanta su Ismaël Doure, club di Ligue 2. Ma sul diciottenne difensore ci sono tante pretendenti, dall'Arsenal al Barcellona passando per Benfica, Lione e Marsiglia. Juve, blitz di Raiola a Torino. Mino Raiola si è presentato a Torino per questioni di calciomercato. L'agente potrebbe aver incontrato la Juve per parlare della situazione di diversi suoi giocatori attualmente in bianco-nero, da Bernardeschi a De Ligt. Passando per il cagliaritano in prestito Luca Pellegrini, ma anche di qualche operazione futura con sul tavolo i nomi dei vari King, Pogba e anche Donnarumma. Bayern Monaco, mossa per HALAND. Secondo il Mail, il Bayern Monaco sta accelerando le manovre per acquistare Erling Haaland, i bavaresi pronti ad investire i 75 milioni di euro della clausola sul contratto col Borussia Dortmund. Fiorentina, commisso vuole blindare VLHOVC. Le speranze di salvezza della Fiorentina sono soprattutto legate a Dusan Vlahovic, l'attaccante classe 2000 che ha già raggiunto quota 15 reti e non intende fermarsi. Su di lui si è accesa l'attenzione di molte big italiane e straniere considerando anche il contratto in scadenza nel 2023 e l'ingaggio contenuto, ma commisso appena sarà possibile si siederà ad un tavolo per cercare di blindare il giocatore con un accordo più lungo e ricco. Tabarez consiglia a Cavani di restare allo United. Edinson Cavani vorrebbe lasciare il Manchester United e tornare in Sud America ma, secondo Depo, lo ha chiamato direttamente Tabarez, il CT uruguaiano gli ha consigliato di restare a giocare in Europa per poter essere al meglio della forma al mondiale dell'anno prossimo. Real Madrid, riflessione su Militao. Éder Militao oggetto della valutazione del Real Madrid, con le situazioni di Sergio Ramos e Varane ancora da decifrare, il brasiliano positivo nelle ultime uscite dei Blancos potrebbe anche essere confermato. Lo riporta AS. Roma, il Lipsia vuole tenere KLUIVRT. Il Lipsia sarebbe intenzionato a tenere Patrick Kluivert anche per la prossima stagione. L'attaccante, in prestito dalla Roma, avrebbe convinto i tedeschi. Justin ha fatto bene finora nelle partite in cui è stato utilizzato. Stiamo pianificando la rosa per la prossima stagione. Kluivert è uno dei tanti elementi che pensiamo possano costituirla, ha detto il DS Marcus Kroos a Bild. Ludinese, De Laurentiis ci ha chiesto De Paul. Stefano Campoccia, vicepresidente dell'Udinese, ha rivelato a Radio Marte che il Napoli è interessato a Rodrigo De Paul. Quando lo vedo mi riconcilio con il calcio. Il presidente De Laurentiis deve capire che è un giocatore costoso. Ce lo ha chiesto. Cagliari, Carboni rinnova fino al 2025. Il Cagliari ha rinnovato il contratto del difensore Andrea Carboni fino al 30 giugno 2025. Cresciuto nel vivaio rossoblu, Carboni a 20 anni ha collezionato in prima squadra 16 presenze, dopo aver debuttato in serie lo scorso 23 giugno nella vittoria in trasferta contro lo SPAL. Con la maglia della primavera ha all'attivo 54 gare e 6 gol. Sondaggio del Valencia per Ranieri. Sirene spagnole per Claudio Ranieri che è sempre più lontano dalla Sampdoria. Il tecnico, in scadenza di contratto, avrebbe già espresso il suo pensiero al club sulla decisione di non restare a Genova anche alla luce del ridimensionamento dell'ingaggio, ad oggi percepisce 1,8 milioni a stagione, e del fatto che vorrebbe rassicurazioni sul progetto tecnico. HALAND, il piano Barca, aspettare un anno per abbassare la clausola.
Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, il Barcellona pensa di bloccare Haaland per poi comprarlo tra un anno, visto che la dirigenza del Borussia Dortmund ha dichiarato di non volerlo cedere al termine di questa stagione e che la clausola rescissoria, in un anno, passa da 150 a 75 milioni. Neymar, il PSG è lei mia casa. Neymar ha definito il PSG la sua casa dopo la sconfitta per 1-0 contro il Bayern Monaco, che però non ha impedito ai francesi di accedere alla semifinale di Champions League. Il brasiliano sta attualmente negoziando il rinnovo del contratto. Non penso che questo sia più nemmeno un argomento, al PSG mi sento molto a mio agio, a casa, ha detto l'attaccante a TNT Sports Brasil a fine match. Agüero, sfida Barcellona-Juve. Il Barcellona ha messo nel mirino Sergio Agüero. L'addio a fine stagione del Kun al Manchester City ha scatenato l'interesse di alcune big europee e i Blaugrana studiano la migliore strategia per battere la concorrenza. Il Barca, sottolinea Sport, deve però fare i conti con i limiti di budget, i giocatori dell'attuale rosa hanno adeguato lo stipendio già in estate e anche i nuovi acquisti dovranno accettare condizioni economiche ben precise. Agüero percepisce oltre 12 milioni di euro a stagione al City, cifra che il nuovo corso Blaugrana non è in grado di garantirgli. Donnarumma aspetta LA Champions. Fase di stallo in casa Milan per il rinnovo di Donnarumma. I rossoneri e il portiere stanno aspettando la certezza della qualificazione Champions per chiudere la trattativa e firmare.